Armando incarnato sotto accusa uomini e donne, si difende, non consento a nessuno di... La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio è stata particolarmente movimentata, Armando incarnato. Infatti, è stato accusato da Aurora Tropea di non essere umile e di non essere interessato a trovare una compagna. Ma solo ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo, dato che la scorsa estate avrebbe tentato di partecipare ai provini per l'Isola dei Famosi e del Grande Fratello VIP. Incarnato ha prontamente smentito le accuse. Maria dal canto suo ha provato a rassicurare il cavaliere, spiegando che anche se fosse per lei non sarebbe un problema. Sui social, poi, Armando incarnato è tornato sull'argomento, ribadendo di non avere alcun manager e di non permettere a nessuno di infangare la sua persona. Dalle anticipazioni, sappiamo che Armando, che al termine della puntata di ieri aveva lasciato lo studio, tornerà in studio per confrontarsi con Maria e Gianni. Il cavaliere ha chiesto nuovamente alla conduttrice di chiamare Alfonso Signorini per verificare le sue parole. Maria, dopo un primo rifiuto, ha acconsentito all'effettuare la telefonata, anche se non in quel momento. Gianni allora ha fatto notare al cavaliere di non dover ricattare Maria, perché gli ha già accordato la sua fiducia. Allora Armando è tornato a sedersi e dopo un primo momento di freddezza sembra essere tornato il sereno anche con l'opinionista.